Ciao Arnold, congratulazioni, hai la possibilità di essere la prima persona a essere clonata. Entra nella macchina Arnold, che cosa potrebbe andare storto? Ora facciamo un piccolo test. Cos'è questo? La clonazione non ha funzionato come mi aspettavo. Il tuo cervello si è diviso in due. Ognuno di voi ha solo uno degli emisferi. Accidenti! Il corpo calloso collega gli emisferi del cervello ed è costituito da 200-250 milioni di fibre nervose, ciascuna lunga diversi centimetri. Se tua nonna li intrecciasse formando un filo, potrebbe avvolgerlo attorno alla Terra tre volte. È stupefacente! Mettiamo alla prova le tue capacità cognitive. Ben fatto, Arnold dell'emisfero sinistro. Arnold, emisfero destro, cosa stai facendo? Ah, giusto, l'emisfero sinistro è responsabile del linguaggio. L'emisfero sinistro controlla la parte destra del corpo. E l'emisfero destro controlla la parte sinistra. Quindi, se si rimuove il corpo calloso, come si fa nei casi di epilessia grave, la persona inizialmente confonderà gli arti sinistro e destro. Riportiamo tutto come prima. Entra nella macchina, Arnold. Sì, uno alla volta, non spingere. Non inizieremo comunque senza entrambi. Stai attento. Sembra che si sia inceppato. Aspetta un attimo, amico. La maggior parte delle aree del cervello nei due emisferi sono duplicate. Pertanto, se un emisfero viene rimosso o se una persona nasce con uno solo, l'altro emisfero può compensare la funzione perduta e la persona può condurre una vita del tutto normale. Allora, come ti senti, Arnie? Quello è il dito dell'altro Arnold?